Benvenuti nel mio canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di Evita Perón, la donna dei misteri. Fredda e calcolatrice, Eva Duarte nel 1945 sposò il futuro dittatore argentino Juan Domingo Perón. È una donna che ancora oggi scatena emozioni e reazioni contrastanti. È morta nel 1952. Sono passati molti anni, ma è ancora presente e ha ispirato la musica, il teatro e il cinema. E negli ultimi anni è uscita anche l'ennesima biografia. Seppe presentarsi come la protettrice dei poveri, facendo innamorare di sé milioni di persone, ma nuove scoperte gettano però un'ombra su Evita. Perché accolse molti nazisti in fuga? Ma chi è stata davvero Evita? Scopriamolo insieme. Eva Duarte non è una bimba baciata dalla fortuna, anzi, nasce nel 1919 a Los Toldos, un villaggio sperduto della Pampa argentina, ed è una figlia illegittima. Sua mamma è un'umile cuoca, Juana Ibargüen. Suo padre è un piccolo proprietario terriero, Juan Duarte, regolarmente sposato e con figli legittimi. L'infanzia di Eva è un concentrato di miseria, emarginazione sociale e sacrifici. Da ragazzina deve rassegnarsi a prestare servizio come domestica. È una vita grama e appena può scappa. Nel 1934, a soli 15 anni, lascia la madre e i quattro fratelli e se ne va a cercare fortuna nella capitale. A Buenos Aires cerca di imporsi come attrice, ma l'attendono tempi durissimi. Eva non ha protettori né importanti conoscenze. Non è bella, non è sexy e quel che è peggio, non ha talento e nemmeno presenza scenica. È piccola, non raggiunge il 1,55 m, ossuta, all'epoca impazzano le donne morbide, è scura di capelli, neri come gli occhi che, vivaci e penetranti, spiccano su un volto dai lineamenti duri e dalla pelle bianca. Come se non bastasse, si veste e parla da provinciale, ha un carattere aspro e nessuna buona scuola alle spalle, è piuttosto ignorante. Per la buona società è una nullità e come tale trattata. Ha però alcune speciali frecce al proprio arco, è intelligentissima, fredda e furba, ha una forza di volontà titanica ed animata da un profondo, infuocato desiderio di rivincita sociale. Cerca di migliorarsi. Inizia a ossigenarsi i capelli e a curare il proprio aspetto in modo quasi maniacale. Si trova degli amanti utili alla carriera e non si arrende di fronte alle difficoltà. Amori? Nessuno, a parte quello per se stessa. In tutta la propria vita, Eva non proverà alcun interesse né per il sesso né per l'amore romantico. Nel 1939 comincia a lavorare come attrice radiofonica, specializzandosi in melodrammi e feuilletons. Nel 1942 è assunta presso Radio Belgrano come speaker in un programma dedicato alle grandi donne della storia. La voce di Eva emoziona, la ragazza ha successo e nel giro di un anno arriva a guadagnare uno stipendio rispettabile. Nel 1943 l'Argentina è scossa da un colpo di stato militare. Eva segue le vicende politiche con attenzione, nel proprio lavoro sta ben attenta a non inimicarsi chi conta nel mondo politico e con accortezza si costruisce una rete di conoscenze potenti. Il 22 gennaio 1944 Eva incontra Juan Domingo Perón, un etante colonnello dell'esercito dalla carriera politica in ascesa. È ministro del lavoro. Lei ha 25 anni, lui 49, ed è attrazione a prima vista, non fisica però. Non si tratta affatto di amore, passione o turbamento dei sensi. L'attrazione è tutta di testa. Lei è attratta dal politico, non dall'uomo, e intuisce chiaramente il potere che potrebbe raggiungere grazie alla sua carriera. Lui è attratto dall'intelligenza e dalla forza di volontà di una donna fuori dal comune. E non si sbagliano, insieme, nel giro di poco tempo, arrivano alle vette del potere. Nel 1945 si sposano, nel 1946 però diventa il 29° presidente dell'Argentina ed è rieletto alla carica nel 1952. Eva, la piccola bastarda della Pampa, diventa First Lady. Non le basta. L'ex attricetta di provincia, la parvenue designata dalla buona società porteña, il potere non lo vuole vivere di riflesso, ma in prima, primissima persona. Eva
Eva inizia a presentarsi come la protettrice degli umili, dei poveri, dei descamisados, i senza camicia, diseredati che non posseggono camicia, giacca e cravatta, dedicandosi con assiduità alle opere assistenziali. Nel 1948 crea la Fondazione di Aiuto Sociale Eva Maria Duarte de Perón, attraverso cui in pochi anni fa costruire ospedali, scuole per infermiere, ospizi, case popolari, collegi, centri socio-educativi, mense, colonie estive per i figli degli operai e asili nido nelle carceri per i figli delle recluse. Distribuisce denaro e pacchi dono ai poveri e garantisce aumenti di stipendio, pensioni di anzianità e migliori condizioni di lavoro agli operai. Non contenta, si impegna senza sosta per il miglioramento delle condizioni di vita dei bambini, di quelli illegittimi in particolare, e per la promozione dell'emancipazione femminile. Suoi cavalli di battaglia diventano la difesa della dignità femminile e l'estensione di diritti politici alle donne. Grazie a lei viene approvata nel 1947 la legge 13010, che accorda alle donne argentine il diritto di voto. Evita si presenta come l'ambasciatrice del popolo presso Perón, diventa oggetto di un culto delle personalità e si trasforma in una sorta di santa laica, ma quasi di colpo tutto questo ha fine. Tra la primavera e l'estate del 1952 il corpo di Evita viene consumato da un cancro all'utero. La donna pesa meno di 40 kg, ma non molla. Il 4 giugno, imbottita di morfina, con un trucco pesantissimo per nascondere il pallore mortale e un'armatura di ferro nascosta sotto gli abiti, Evita fa la sua ultima apparizione in pubblico. Il 26 luglio muore ad appena 33 anni, come Gesù, ripete il suo popolo in lacrime. Il paese sembra inebetito. Il ministro delle Poste fa emettere dei francobolli con l'effigie di Evita, ma punisce col carcere quei dipendenti che osano apporre il timbro sul volto della signora. Alcune organizzazioni sindacali chiedono al Vaticano l'immediata santificazione di Evita, senza ottenere risposta, e ai bambini dell'Argentina viene insegnata la preghiera della sera, Ave Evita, Madre nostra che stai nei cieli. Ma perché i nazisti come Mengele sono fuggiti in Argentina? Si sa da tempo che dal 1945 al 1955 Perón accolse moltissimi nazisti in fuga, offrendo loro visto, passaporto e altre forme di protezione. Quello che è emerso recentemente, grazie all'apertura degli archivi dell'Ufficio Immigrazione, decisa nel 2003 da Néstor Kirchner, è la capillare estensione della rete di complicità che permise di accogliere molti gerarchi nazisti, tra cui Adolf Eichmann, il burocrate organizzatore dello sterminio degli ebrei, Joseph Mengele, il dottor Morte dal lager di Auschwitz, Erich Priebeck, il boia delle fosse ardeatine, Klaus Barbie, il boia di Lione, e probabilmente Martin Bormann, il potente segretario di Hitler, alcuni fascisti italiani come Bruno Caneva e Carlo Scorza e numerosi Utascia croati. Perón avrebbe creato una rete di salvataggio per i nazisti, con varie complicità in Italia, Svizzera e in alcuni settori della Chiesa Cattolica e del Vaticano. Juan Domingo ed Evita avrebbero agito sia per ragioni ideologiche, ammiravano Hitler e Mussolini ed erano anticomunisti, sia per incamerare il tesoro sporco dei nazisti. Ma dove sono finiti il denaro dei nazisti e l'oro degli ebrei? Molti sospettano nelle mani di Juan Domingo e Evita Perón. Tra il giugno e l'agosto del 1947, Evita effettuò un viaggio in Europa con l'intento di realizzare sia alcuni obiettivi diplomatici manifesti, sia alcune operazioni top secret. A giudizio di alcuni storici contemporanei, a Madrid Evita incontrò alcuni ex ufficiali nazisti e alcuni alti prelati del Vaticano, per meglio organizzare le ratlines, le vie dei topi, attraverso le quali far fuggire verso l'Argentina gerarchi e collaborazionisti ricercati dagli alleati. In Svizzera, invece, Evita avrebbe aperto conti segreti in cui far confluire le immense ricchezze che i nazisti avrebbero sottratto agli ebrei e che il marito avrebbe incassato in cambio di passaporti e visti in bianco. Della missione segreta di Evita in Svizzera accenna Simon Wiesenthal, il cacciatore dei nazisti, alla fine degli anni 90. Ne parlano oggi diversi storici. Nel 2005 la giornalista tedesca Gabi Weber ha pubblicato una dettagliata inchiesta in cui prova che i Perón avrebbero lavato molto denaro nazista facendolo transitare per la Banca Centrale Argentina e le banche svizzere. È impossibile calcolare l'esatto ammontare del denaro ripulito dai Perón in Argentina, ha sottolineato Weber, ma deve trattarsi di una cifra molto superiore al miliardo di dollari.
3 anni dopo la morte di Vita, un colpo di Stato rovescia Perón, il quale però, dopo 18 anni di esilio, è rieletto presidente. Nel 74 Perón muore a 79 anni. Gli succede la terza moglie, Isabelita Martínez, sino ad allora vicepresidente. Nel 76 un colpo di Stato militare guidato dal generale Jorge Videla spodesta Isabelita Perón. Viene decretata la legge marziale. Il video finisce qui. Se il video vi è piaciuto mettete un like, se volete potete iscrivervi, non dimenticando di attivare la campanellina. Un bacio e al prossimo video.